Chissà dov'è finito Morgana. Ma andiamo a letto. Dovrei andare a letto. Dormiamo. Sono preoccupato. Ah, rieccoti. Stavi andando a letto senza nemmeno chiederti dove fossi andato. Immagino che il capo vi abbia detto di Futaba e che vi siate salutati tirando un bel sospiro di sollievo. Dov'eri? Non devi sottovalutare il mio talento nel recuperare informazioni. Ho dato un'occhiata alla casa del capo. Non pensavo che la nostra Alibaba fosse così giovane. Giovane? Beh, probabilmente alla vostra stessa età. A giudicare dalla voce, perlomeno. Ha anche i capelli lunghi. Notizia interessante. E di sicuro non è una principiante. Ha ascoltato la conversazione che avete avuto con il capo ed è anche in grado di intercettare le chat. Anche se sconfiggere Majet fosse di fuori della sua portata, potrebbe di sicuro darci una mano. Sicuramente, guarda, sono sicuro. Chi sarà mai? In ogni caso dovremmo affidarci a Futaba per avvicinarci a Majet. Incontriamoci di nuovo domani. Che ne dici di farlo qui? Fuori fa troppo caldo. Fallo sapere anche agli altri. Va bene, domani però. Oh no, ok, adesso, va bene, come vuoi tu capo. Scusatemi, ogni volta che parte questa musichetta mi faccio prendere. Futaba Sakura aveva uno di questi palazzi. E mentre Majet vi stava addosso, avete deciso di occuparvi di qualcuno che non c'entrava nulla. Esatto, siamo bravi noi. E allora Majet, quel che hai detto sulla famiglia di Sakura coincide con i risultati delle nostre indagini. A quanto pare non ci stai proprio propinando una falsa testimonianza. Ma va? Davvero? Non le sto mentendo io. Se sei abbastanza lucido da scherzare, puoi riprendere la tua storia. Non è chiaro come i ladri fantasma abbiano affrontato Majet, di cui non si conosce l'identità. Se mi direi qualcosa di più coerente, potrei avere maggiormente disposta a crederti. Sembra che Nijima si stia fidando. Rango 2. La cosa brutta è che purtroppo, se non ricordo male, non è che ci guadagniamo nulla dai suoi ranghi. Andiamo avanti solo di storia. Dunque, i ladri fantasma si nascondevano a casa della famiglia di Wakaba Ishiki. Che coincidenza? No, probabilmente era destino. Già, destino, eh? Che tra l'altro ho sbagliato, non era la famiglia ma era della figlia di Wakaba. Sbagliato io. A ogni modo, non abbiamo tempo da perdere. Continua. Va bene. Proseguiamo. Un'altra giornata passò, però oggi dobbiamo andare a scuola. Davvero, terranno una riunione d'emergenza proprio ora che stanno per iniziare le vacanze. Vorranno fissare delle regole ora che siamo sotto i riflettori per via dei ladri fantasma. Roba tipo non fate nulla che possa danneggiare la reputazione della scuola, non mettetevi nei guai. Ma come si fa a stare tranquilli con tutto quello che sta succedendo? L'annuncio di Majet era delirante. Giapponesi, non venerate ladri fantasma. Potrebbe anche trattarsi solo di uno scherzo. O potremmo assistere al più grosso furto di dati privati mai portato a termine finora. Mi chiedo se prenderanno di mira un altro sito. Chissà come reagiranno i ladri fantasma. È quello che non vedo l'ora di scoprire quest'estate. Mi distrarrà dallo studio per gli esami. Ah beh certo. Ma i ladri fantasma devono fare qualcosa. Majet li ha nel mirino. La situazione è più grave del previsto. Non possiamo restare con le mani in mano. Hai ragione, dobbiamo occuparcene. Basta con questa assemblea, abbiamo questioni più importanti di cui occuparci. Ehi, buongiorno Phoenix. C'è qualcosa laggiù, forza andiamo, faremo tardi. Andiamo a vedere. Un'assemblea durante le vacanze estive, sono impazziti. La nostra scuola è spacciata. Non importa cosa dice il preside. Sono degli idioti, vorrei poter risvegliare i loro cuori. Ah beh certo, perché non lasciare un post? Magari accettano la richiesta. Provateci, magari lo ascolteremo il vostro post. Forza ragazzi, non fate cattivi quest'estate. Ah niente, così? Cacchio, quell'assemblea era di una noia mortale. Oh, anche tu sei andato a scuola oggi, Yusuke? Sto facendo il bucato, questi erano gli unici vestiti che potevo indossare. Che vita triste quella di Yusuke, poverino. Dovresti proprio comprare qualcosa in più. Avanti, non siamo qui per chiacchierare, dico bene?
Occupiamoci del caso di Alibaba. E intanto lì Big Bang Burger. Così, giusto per... Bene, comincio io. Pare che Futaba stesse ascoltando le conversazioni avvenute alle Blank. Ma perché intercettare le conversazioni del locale? Non ne ho idea. È proprio come dice il capo, è una ragazza difficile. In ogni caso, le sue abilità di hacking saranno fondamentali se vorremmo tenere testa a Majed. In base a quel che ci ha detto, potrebbe persino essere in grado di identificarli. Quindi per adesso dovremmo confidare nelle sue capacità. Comunque ora sappiamo che Futaba ha un palazzo. Siamo sicuri che chi non è malvagio possa averne uno? Questo non ha importanza. I palazzi sono la materializzazione delle cognizioni distorte che derivano da forti desideri. E il caso vuole che una buona parte delle persone distorte si rivelino essere malvagie. Vabbè. Però è così giovane. La causa della sua distorsione deve essere la sua sofferenza. Magari ha anche a che vedere con il fatto che si chiama Alibaba. Stando alla storia del capo, Futaba soffre di allucinazioni visive e uditive, giusto? C'è la possibilità che queste siano collegate ad alcuni dei suoi ricordi più importanti. È difficile da spiegare, ma quei ricordi potrebbero essere stati corrotti dalle distorsioni. Ah, capisco. In sostanza, dobbiamo solo rubare il suo tesoro, giusto? Beh, sì. Allora siamo tutti d'accordo, si entra nel palazzo di Futaba. Ce lo ha chiesto lei, non credo che quello sarà un problema. Guarire il cuore di Futaba non aiuterà solo il capo, ma anche noi col contrastare Majed. Concordo. Stavo per dire concordo anch'io. Chissà come mai il capo ha detto che dopo la morte della madre di Futaba sono successe molte cose. Un momento. La nostra missione nel suo palazzo potrebbe andare molto diversamente da quanto abbiamo visto finora. E perché? Ricevere una richiesta di furto del cuore dell'individuo stesso è un caso estremamente insolito. È impossibile sapere come si comporterà il signore del palazzo o quali distorsioni vi troveremo. Potremmo imbatterci in alcune situazioni impreviste. Siete sicuri di volerlo fare? Assolutamente. Assolutamente, lo faremo. Ok, cerchiamo solo di agire con cautela. Beh, diciamo, diamoci da fare con quelle parole chiave, ok? Quello che abbiamo al momento sono Futaba Sakura e casa di Sojiro Sakura. Abbiamo il chi e il dove, resta da scoprire il cosa, giusto? Propongo di avvicinarci alla casa innanzitutto. Il capo sta lavorando al bancone, vero? Dobbiamo assicurarci che non sospetti di nulla. Basta dirgli che usciamo. Ricordi importanti, eh? Anch'io riuscirò a ricordare se tornerò umano, vero? Spero di sì. Andrà sicuramente così. Ryuji ha lasciato lì un manga, tra l'altro. Voglio davvero che questa missione abbia successo. Se potremmo recuperare i ricordi di Futaba, scommetto che sarà possibile recuperare anche i miei. Sicuramente. Comunque, non capita tutti i giorni di imbattersi in un hacker come lei. Hai proprio un dono, eh? È solo fortuna. Sei sempre all'altezza delle mie aspettative. Oh, Morgana, patato gattino. Non sono un gatto. Strumenti magistrali, puoi fabbricare tutti gli strumenti di infiltrazione. E vai, ora che tra l'altro abbiamo aumentato anche il numero di creazione, questa cosa è molto buona. Ehi, sono andati tutti senza di noi, raggiungiamoli presto. Ma tra l'altro, Sojiro non dice mai nulla che usciamo con Morgana. Allora, l'ultima parola chiave. È una reclusa, quindi dovremmo solo scoprire cosa rappresenta per lei la sua casa. Se non può uscire, forse vede come una prigione. Parola sbagliata. O magari un labirinto dal quale non sa come uscire. Parola sbagliata. Forse un'oasi. Parola sbagliata. Niente per adesso. Dunque, che ne dite di un inferno? Parola sbagliata. Gli indizi che abbiamo non bastano. Cavolo. Se solo potessimo chiederlo direttamente a lei. Possiamo, avanti, andiamo a trovare Futaba. E cosa diremmo per farci aprire la porta? In che senso? Ci intrufoliamo. Stai scherzando, spero. Non pensi che stavolta la porta sarà chiusa? Ah, e quando mi sono introdotto ieri sera ho anche scoperto dove si trova la stanza di Futaba. E se ci imbattiamo nel capo, non potremo evitare le sue domande. Per ora sta lavorando, non dovremmo avere problemi. Ci stai ripensando, Makoto. Non preoccuparti, non è niente. Non è la prima volta che ce la vediamo con roba del genere. Cazzo, voi siete pericolosi. Non abbiamo abbastanza altra scelta, vero?
Suppongo che Futaba sia già entrata in contatto con Phoenix-kun. Forse sarà disposta a parlare almeno con lui. Molto bene, andiamo. Va bene. Ehi, Futaba. La stanza di Futaba è questa. Futaba-chan, sei lì dentro, vero? Non risponde. Futaba-chan, sei lì? Scusa se ieri mi sono spaventata e ho urlato. Era così buio. Non reagisce in alcun modo. Sarà dura. Stai ascoltando, vero, Alibaba? Ah, ecco. È Alibaba? Perché siete qui? Perché reagisce solo a quel nome? Sei Futaba Sakura, vero? Ancora nessuna risposta. Forse non le piace sentire il suo nome? Non abbiamo tempo da perdere. Le parole chiave è più importante dell'identità di Alibaba per ora. Dobbiamo saperne di più su di te, altrimenti non riusciremo mai a rubarti il cuore. Se siamo qui è perché ci serve la parola chiave necessaria a entrare nel tuo palazzo. È per questo che vogliamo parlare con Futaba Sakura e non con Alibaba. Non devi per forza farti vedere. Rispondi solo ad alcune domande. Andrà tutto bene, andrà bene anche la chat. Ok. D'accordo, allora. Il nostro leader, il ragazzo che vive nella mansarda delle Blanc, ti vuole parlare. Contiamo su di te, Phoenix. Prova a ottenere la parola chiave. Cosa vorresti sapere? Com'è vivere qui dentro? È doloroso. Perché non esci? Non posso uscire da questo posto. Morirò qui dentro. Cosa? Morire? Dobbiamo continuare ancora? Perché lo pensi? Perché? Questo posto è la mia tomba. Una tomba? Pensi sia questo? Prova a inserire tomba. Tan tan tan. Comando accettato, avvio ricerca dell'itinerario. Beccato! È sufficiente? Sì, più che sufficiente. Non hai dimenticato la tua promessa di aiutarci se avessimo esaudito la tua richiesta, vero? No, abbiamo un accordo. Ok, allora, diamoci una mossa e vai! Non attivarlo, quel idiota! Oh, ci stiamo distorcendo! No! Dove cazzo siamo finiti? Ryuji, che hai fatto? È un deserto. Sì, questo lo vediamo. Ehi, ma cosa? I nostri vestiti non sono ancora gli stessi. È Futaba stessa a chiederci di rubare il cuore. Sarebbe strano se ci vedesse come una minaccia. I nostri vestiti non cambiano se per lei non siamo dei nemici. È così che funziona. E comunque ti avevo detto di essere cauto. Perché l'hai attivato in quel modo? È per questo che siamo finiti in un deserto. Dov'è la tomba? Fa un caldo bestiale. Anche se siamo entrati mentre eravamo davanti alla sua stanza, siamo sbucati da un'altra parte. Il suo desiderio di tenere lontano le persone deve essere proprio forte. Capisco. Questo posto ha un'atmosfera veramente cupa. È l'esatto opposto della banca di Kaneshiro. Diamoci una mossa e andiamo. Dov'è il palazzo? È da quella parte? Oh, sì, vedo una cosa che brilla. Una tomba nel deserto, capisco. Cerchiamo di raggiungerla. Non è un po' lontana? Dobbiamo andarci a piedi. Certo che no, mi brucerei le zampe. Morgana, machine! Non vedevo l'ora. Metterò l'aria condizionata al massimo. Hai tutti gli optional. Come sei premuroso. Già. Ok, si parte. Ma l'aria condizionata di Morgana Mobile, cos'è? La sua aria nei polmoni, volendola vedere? Scusatemi, una musica da deserto. Che caldo. Eh beh, certo, giustamente. Mineral vuota. La madonna, che sudazzata, ragazze. E che ne so, io sto morendo di caldo.
Ryuji, dai! Quella che diversi da maiale. Il bello che anche noi ce la siamo beccata questa. La faccia di Yusuke era bellissima. Siamo sempre più vicini. Non so che immagine mettere per questo episodio. Se la piramide, loro che guardano così. Non lo so, devo decidere. Ah, che caldo. Esatto, che caldo. L'aria condizionata non funzionava per niente. Che cacchio era quell'aria tiepida? Ho fatto tutto il possibile, quindi smettila di frignare. Sei proprio una mezza tacca. Come detto, vuoi fare a pugni, moccioso? Insomma, finitela. Già fa caldo, non fatemi innervosire ancora di più. Il suo palazzo è una piramide, incredibile. Wow. Ehi, una piramide è una tomba, no? Sì, la tomba di un faraone. È l'opinione più diffusa, ma ci sono molte teorie a riguardo. Ad esempio, si dice anche che serva a resuscitare i morti. Resuscitare i morti, eh? A ogni modo è una vera meraviglia, è perfettamente conforme alla sezione aurea. Ehi ragazzi, entriamo! Mi sto sciogliendo. Oh, fa caldo. Forza allora. Fa troppo caldo. Forza, entriamo. Forza. È strano vedere questa scena con i vestiti normali. Poverini loro due che rimangono fuori intanto a morire per il caldo. Ragazzi, mi dispiace. Il palazzo di Futaba, quindi è questo che pensa della casa. Non sappiamo cosa ci attende all'interno. Cosa vuoi fare, Joker? Entriamo. Entriamo. Ok, qui scopriremo qualcosa sui segreti di Futaba, giusto? Già, beh, entriamo. Forza allora. Ulla. Bella questa tomba. Devo essere sincero, a livello sia estetico sia di interno che di esterno, la tomba di Futaba per me è stata una dei palazzi più belli. Non il primo di sicuro, ma uno dei più belli. Oh, l'interno è fantastico. Sbaglio, c'è l'aria condizionata. Forse perché la stanza di Futaba c'è davvero l'aria condizionata. Comunque è un sollievo. I nostri vestiti non sono cambiati, non era mai successo. È bello sapere che non ci vede come una minaccia, ma siamo circondati da muri. Credo che sia una tomba, dubito che sia pensata per garantire un facile accesso, diamo un'occhiata. Va bene, allora, se dobbiamo avvicinarci, Futaba, permettici di farlo allora. Comunque, come ho detto, è stranissimo vedere queste scene con i vestiti da scuola. Queste scale sono lunghissime. Sono davvero troppe. Non pretendete troppo. Accontentatevi del fatto che nessuno ci attacca mentre saliamo. Piuttosto percepisco chiaramente il tesoro più avanti. Ci stiamo avvicinando. Le scale sembrano condurre al cuore della piramide. Chissà se è lì che si trova, che ci attende il tesoro. Beh, non resta che continuare a salire. Andiamo. È stato il tesoro più facile da trovare, ragazzi. Niente in contrario da parte mia di non trovare nemici, eh. Ryuji la vede sempre in modo facile la vita. Forza allora. Eccoci arrivati. Ma quella è Futaba. Eh? C'è qualcuno? Ehi, questa è... È l'ombra di Futaba, non è quella reale. Ah già, tu l'hai vista d'involto. Questa Futaba è vestita come una regina. Quindi sei tu Futaba Sakura. Ehi, dov'è il tesoro? È improbabile che non sappia dove si trova. Ehi, di qualcosa. Non fare così. Scusa Futaba-chan, è tutto a posto, non devi aver paura. Dunque, puoi dirci dove si trova la cosa più preziosa che hai? Così non va. Lasciamola stare. Volete stare zitti un secondo? Voi che saccheggiate la mia tomba, perché siete venuti qui? Sta parlando, ma... Che dici? Vuoi che non lo rubiamo, no? Se siete convinti di poterlo rubare, provateci. Sembra quasi sfidarci. Forse è una tsundere. Avete presente? Può essere dolce o aggressiva a seconda dell'umore.
A giudicare dallo stato in cui si trova il mio palazzo, non avete alcuna possibilità di rubarlo. Cos'è questo rumore? Cosa sono queste voci? Assassina? È terribile! Ehi, ma che diavolo è? È scomparsa! Ah no, non ancora. È così, sono stata io. Cosa? Sono stata io a uccidere mia madre. Cos'è stato? Mia madre si trova qui. E io rimarrò qui. Sarà così fino al giorno della mia morte. Siamo cambiati di vestiti! I nostri vestiti! Ora ci considera una minaccia. Cosa sta succedendo? No, di nuovo! Allucinazioni! È così, ho ucciso io la mamma. Non merito di vivere. Questo posto è la tomba. Morirò qui. La storia di Futaba è terribile, poverina. No, qualcuno mi aiuti! Sto finendo le voci perché non so che voce dare a Futaba di concreto. Merda, ma che diavolo! Si mette male. Non riesco ad analizzare la situazione. Dovremmo riorganizzarci e... E adesso che succede? Oh merda! Male, male, male! Correte! Altre immagini che potrei mettere come copertina. I Phantom Rider alle prese con la tomba nascosta. Oh no! Futaba ci ha chiuso fuori! Siamo salvi, ce la siamo vista brutta. E ora? Anche se volessimo domandare a Futaba cosa succede, la porta è chiusa. Che facciamo? Credo che per ora l'opzione migliore sia ritirarsi. Non sarà facile, come credevamo. Perché non ci prepariamo ancora un po' prima di tornare? La penso anch'io così. Esatto, per ora ritiriamoci. Torneremo al palazzo un'altra volta. Beh, fuori di qui ragazzi. Andiamo. Dobbiamo pensare a un piano per poter entrare dentro la piramide. Non manca molto al 21 agosto. Manca un mese, madonna. La data che Mejed ha stabilito per la sua presunta purificazione. I loro rivali, i ladri fantasma, sembrano non aver ancora reagito. Mejed porterà veramente a termine il suo piano di cyber terrorista? Se vogliamo fermarli, dobbiamo aiutare Futaba entro il 21. La nostra scadenza è fissata per 2 giorni prima, ovvero il 19. Vederci a Shibuya e poi venire qui fin qui è una rottura. Oh no, usiamo questo posto come ritrovo per ora. È una soluzione comoda. Siamo tutti d'accordo? Allora, da ora in poi, questo sarà il nostro ritrovo? Sì. Dobbiamo assicurarci che il capo non ci scopra. È impossibile prevedere cosa accadrà in quella piramide. Dovremmo fare attenzione se non vogliamo che quel posto diventi la nostra tomba. Cacchio, saranno delle vacanze estive da sballo. Siamo in guerra con degli hacker internazionali e stiamo cercando un tesoro in una piramide. E la trovi divertente? Questa crisi finirà per decidere le sorti del nostro gruppo, sai? Lo so. Ora che ci penso, quando eravamo nella mona mobile mi stavi fissando con uno sguardo da maniaco. Madonna. Smettila, erano un gran bel panorama. E questo è il motivo per cui penso che loro due dovrebbero mettersi assieme. Stavate guardando anche voi, vero? Io stavo guardando lei. Proprio così, la sezione aura di quella piramide è uno spettacolo per gli occhi. Non stavo parlando di questo. Io non stavo guardando Lady Anne, sono un gentiluomo dopo tutto. Non hai guardato solo perché non potevi, dato che eri trasformato, dico bene? Chissà se ce la caveremo. Il ritrovo è stato spostato al caffè delle Blanc. Pum. Non di nuovo. Oh no. Tu mi hai uccisa. No, non dovrei fare sti versi, effettivamente. Mamma.
Oh, che caruccia che è Futaba. Che carina che è anche lei. Piccolina pat pat sulla testa. Beh, è stato terribile. Sul serio, questa cosa ci aiuterà ad affrontare Mad Jed? Intendono davvero dare seguito alla loro minaccia? Sarebbe un peccato se i nostri sforzi andassero in fumo. Mad Jed farà di certo la sua mossa. Alibaba, sto seguendo i vostri progressi. Quanto pensate di metterci? Il tuo cuore ci sta dando più problemi di quanto pensassimo. Ehi, Alibaba, puoi fare davvero qualcosa riguardo di Mad Jed? Naturalmente. Sfortunatamente non abbiamo alcuna prova che lo dimostri. Il vostro lavoro sarà ricompensato, lo prometto. Oltretutto, non è che abbiate altre opzioni, no? In effetti hai ragione. Puoi fare cose tipo tirar giù un server? Facci vedere! Ehi, non combinare pasticci. Basterebbe questo per convincervi? Va bene, vi chiederò di occuparvene rapidamente. A presto! Aspetta, ci lasci ancora così? La situazione è preoccupante, ma al momento dobbiamo fare quello che possiamo. Sono preoccupato anche per Futaba stessa. Cavolo, perché proprio durante le vacanze estive? Non abbiamo altra scelta. Phoenix-kun, come sempre, lasceremo che sia tu a chiamarci. La vista del suo palazzo disturba anche me. Dobbiamo agire. Già, dobbiamo pensare come avanzare dentro quel palazzo. Mission start. Ehi, è successa una cosa terribile. Il fansite è scomparso. Cerco di accedere all'indirizzo, ma dice che la pagina non esiste. I frutti del mio lavoro sono andati tutti in fumo. Oh, pensi che sia stata colpa di Mad Jed? Forse hai sbagliato URL. Io non farei mai una cosa simile. Deve essere opera di Mad Jed. Cos'è? Una specie di punizione per aver fatto il tifo per i ladri fantasma? È decisamente troppo presto. C'è ancora un sacco di tempo prima della purificazione. Aspetta, è comparso qualcosa. Questa è una prova sufficiente. Cosa vorrebbe dire? Pensi che sia un virus? Oh, che succede adesso? Ehi, adesso sembra che sia tornato tutta la normalità. Scusa se ho reagito in questo modo esagerato. Cercherò di dare un'occhiata più approfondita a questa cosa. Ci si vede. Quella Alibaba sta cercando di dimostrarci che fa sul serio. È una cosa da folli. Già, però è stata brava. Ha mantenuto la parola. Allora, visto che abbiamo ottenuto un bel po' di nuova roba e visto che oggi non si può uscire, direi di iniziare a creare nuovi oggetti. Sempre se il gioco me lo consente. Come siamo messi invece a caffè delle Blanc? Caffè del maestro ne abbiamo 18. Di curry ne abbiamo 8. Quasi quasi, io punterei a fare altro curry. Potrebbe essere utile più avanti. Vediamo se ci sono gli ingredienti. Ehi, ci sono un po' di ingredienti per il curry. Prepari un po' di curry. Prepariamo il curry. Pam pam. Pam pam. Vediamo oggi cosa metterà. Sembra che ci stia andando bene per adesso. A proposito, cos'era quella roba marrone che hai aggiunto? La salsa di soia? Il cioccolato. Il cioccolato in piccole quantità può essere usato come ingrediente segreto del curry per valorizzare le spezie e arricchire il sapore. Occhio a non esagerare con le quantità, però. Pena la distruzione dell'equilibrio gustativo del curry. Cioccolato. Wow, però così il curry non diventerà troppo dolce. Mescoli tutto con tale slancio, sei proprio bravo. Wow, cioccolato nel curry. Probabilmente, ovviamente, secondo me dovrebbe essere quello amaro. Però hanno detto che è dolce, quindi magari un quadratino proprio piccolo, tac, giusto per dargli una consistenza e un sapore diverso. Ma non saprei, quindi boh, non lo so, potrei provare, ma non ci azzarderei troppo, diciamo. Io sono ancora interessantissima alla mela grattugiata sopra, ti giuro che appena potrò andare a Chinatown e prendere di nuovo il curry, provo a grattugiarcela dentro un po'. Per ricevere l'aiuto di Futaba dobbiamo rubare il tesoro prima che della vigilia della scadenza. Dobbiamo trovare il tesoro entro il 18 e inviare la lettera di sfida entro il 19. Sei tu a decidere quando andare nel palazzo, ma non dimenticare la scadenza, ok leader? Ok ragazzi, mission start. Infiltrarsi nel memento, man mano che le voci sui ladri fantasma aumentano, aumentano i piani, certo. Chi è che mi scrive? Minchia, troppa gente oggi. Wake the visiti, che si fa oggi? Che si fa oggi? Ed entriamo oggi. Tutti interessati ad entrare, eh? Però ragazzi, potremmo farlo già adesso. Però potremmo anche chiudere il nostro rapporto con Takemi. Però non è una cosa così importante. Non così importante come
andare uno da Yusuke a farci duplicare ancora le carte e passare del tempo con Makoto. Ti direi che quasi quasi una mezza idea ce la butterei sopra. Ok, abbiamo 26 giorni. Vediamo come sfruttarli. Yusuke non c'è, benissimo. Proviamo a vedere se Makoto ha bisogno di noi allora. Perché se non ha bisogno a questo punto, o andiamo da Takemi o entriamo direttamente nel palazzo. Oh, Phoenix-kun, hai deciso cosa facciamo oggi? Usciamo assieme? Ora? Se proprio vuoi, fa parte di una strategia più ampia? Proprio così? Sì, forse potremmo prendercela un po' con più di calma. Ok, posso chiederti un favore a proposito della studentessa che vedemmo nel quartiere a luci rosse? Sento di potermi avvicinare. Perfetto. Prendersi una pausa ogni tanto fa bene. Vuoi uscire con Makoto? Usciamo con lei. Grazie. Averti accanto mentre le parlerò mi farà sentire più sicura. Incontriamola nell'aula del consiglio studentesco. Ti lascio la porta sul retro aperta. Grazie, Makoto. Eiko Takano-san, ultimamente ti sei recata nel quartiere a luci rosse, non è vero? Ti abbiamo vista, io e Phoenix-kun. Se non andiamo errati, lavori in un locale chiamato After School Saloon. Com'è lavorare lì? In che senso? È un normalissimo caffè. Devo indossare un costume, ma per il resto è come gli altri. E non devo fare nulla di strano, non so se mi spiego. È tutto perfettamente legale. Quindi sei sicura che lì non succeda nulla di strano? Ma sì, il peggio che può capitarti è che qualche vecchio mi lancia delle occhiate. Capisco, ma tralasciando questo aspetto, come mai lavori lì? Qual è la tua situazione finanziaria? Non ho alcun problema, posso chiedere soldi ai miei quando voglio. Oh, capisco. In quel caso però mi farebbero le pulci su ogni acquisto, ecco perché lavoro in quel locale. Mi danno una bella paga e in più i clienti mi viziano alla grande. Ti viziano alla grande? In che senso? È bello quando qualcuno ti tratta come una persona speciale, no? Ma di sicuro una super studentessa modello come te lo sa benissimo. Ogni modo, vuoi fare la spia? Ti sei persino portata dietro un testimone. Aspetta un momento. Allora voi due eravate insieme a Shinjuku. E come mai, Miss Presidente? Non farti l'idea sbagliata. Proprio così. Avevo un incontro da svolgere e gli ho chiesto di accompagnarmi. Tutto qui. A ogni modo, non fare caso a lui. A quanto a te, non intendo rivelare niente a nessuno. Oh, ho capito, in pratica dobbiamo mantenere ciascuna il segreto dell'altra. Cavolo, e mi accorgo adesso che il tuo ragazzo è quel presunto criminale. Sei tosta, presidente, bella sorella. Ti ho detto che non è così. Temevo solo che fossi rimasta coinvolta in qualche giro losco. Lui è venuto solo per darmi manforte. Vabbè. Comunque, mi stavo chiedendo, quello non è l'astuccio di Buchimaru-kun? Conosci Buchimaru-kun? Da piccolo avevo un sacco di roba di Buchimaru che tuffo nel passato. Ma perché è ridotto in quel modo? Beh, me l'hanno regalato quando ancora andavo alle elementari. Mi piacerebbe comprarne uno nuovo, ma non vendono più i gadget di Buchimaru. Che ridere, la presidente del consiglio studentesco con un astuccio da bimba. L'idea che mi ero fatta di te oggi ha preso e ha fatto il giro da 360 gradi. Ma così non è uguale a prima? Ma che ne so, sono solo stupidissima. Ammetto di aver letto stupidissima, io però ci stava. Non sembri il tipo a cui piacciono le cose del genere. Ti vedevo più come una specie di robot, ma evidentemente devo solo conoscerti più a fondo. Perché non ci scambiamo i numeri di telefono, così parliamo di Buchimaru e del tuo ragazzo? Ok. Aspetta, non è il mio ragazzo. Non per ora. Volendo, possiamo. E salvato. Merda, è già così tardi. Devo andare al lavoro. Ma poi ti mando una montagna di foto della mia collezione di Buchimaru. Ciao, ciao. Ciao anche a te. Vabbè. Era un uragano. Però in verità sono scioccata. Pensavo fossi un robot. Puoi cambiare, non devi esserlo per forza. Sì, è per questo che ci sei tu ad aiutarmi. Sai, credo che Tanako abbia solo espresso quello che molti altri pensano di me. Credevo di essere cambiata dopo quanto è successo con Kaneshiro, ma forse non è bastato.
Ciò detto, è stato molto stimolante conoscere una persona così diversa da me. Da oggi in poi cercherò di guardare il mondo con occhi nuovi. Credo mi aiuterà a uscire dal mio guscio, ecco. Spero tu sia pronto. Ti dimostrerò quanto può rivelarsi utile una studentessa modello. Oh, Makoto. Quanta determinazione oggi. Mi dai qualcosa? Il discorso da cintura nera. Sì. Ti do un cazzotto se non vieni con noi. Bastardo. Così di cattiveria. Ora che ho il suo contatto, sarà interessante parlare con Tanako-san. Forse riuscirò anche a correggere le sue idee sbagliate che ha su di te. E come sempre, in caso di importanti novità, sarai avvisato. Perfetto, ci conto, eh. Beh, ci si vede. Ciao anche a te, Makoto. Buona serata. Piripipi. Eccolo qua. Sempre un tempismo perfetto avete tutti quanti, eh. Ehi, grazie per esserti unito a me oggi. Sei stato d'aiuto. Ho ricevuto un messaggio da Tanako-san poco fa. Pare che sia una grande fan di Bucimaru. Vedere le foto della sua collezione è stato assurdo. Ha anche un sacco di emoticon di Bucimaru-kun. Ok, ora calmati però. Sembra che voi due andiate d'accordo. È una cosa bella, no? Già. Sì, mi sa che hai ragione. Non credevo di legare grazie a queste cose, comunque. Sono sorpresa, sinceramente. Ma sono ancora preoccupata per il locale in cui lavora. Cercherò di parlare con lei a riguardo. Dopo potrei venire a chiederti altri consigli. Per il momento ti lascio tranquillo. Ci sentiamo dopo. Ciao anche a te, Makoto. Buona serata. Visto che appunto è sera, o Chiaia o Kawakami stasera. Oh, Kaetaka. Oh, Sojiro. Cosa hai in testa, Majed? I loro piani sono troppo profondi perché io possa immaginarli. Questa roba della purificazione ha fatto arrabbiare la gente. Pensare che un gruppo di hacker globale ci stia dando la caccia. Non dovremmo ignorarli. Bella idea. Dobbiamo agire invece. Vero, però... Qualunque sia la prospettiva, dobbiamo proteggerci. Potremmo provare con Alibaba, ma nelle sue attuali condizioni potrebbe non essere in grado. Dovremmo pensare a delle alternative. Sì, meglio avere più opzioni possibili tra le quali scegliere. C'è ancora tempo per trovare una soluzione migliore. Non c'è soluzione migliore, Ryuji, credimi. Però non mi ha scritto nessuno stasera. Questo mi porta a due opzioni stasera. Chiaia e Mishima rango plus. Ho appena scoperto una roba incredibile e stupido io che non ci ho mai guardato. Posso vedere quando saliamo di rango. Ok, abbiamo la possibilità di Mishima. Non è una gran possibilità, devo essere sincero. Io punterei ad andare a Kikyoji. Il Jazz Club sarebbe un'idea se ci fosse qualcosa di utile. Allora, iniziamo ad andare alla galleria intanto. Allora, il martedì aumentiamo forza, resistenza, fortuna più una statistica di a caso. Ok, sarebbe una roba interessante da dare a uno dei nostri compagni. Volendo può essere un'opzione, come può essere un'opzione uscire con loro. Però punterei ad andare a giocare a biliardo. Ah, ciao. Sei giusto in tempo, un'altra richiesta. Sai cosa sono le reazioni? Si dice che quelle fatte in Giappone siano le migliori. Reazione militare in particolare, la pietanza in paragone in termini di confezione e liofilizzazione. E a quanto pare c'è anche un distributore che la vende. Scambierò questa reazione militare per questo la fattorizzazione. Grazie in anticipo. Ce l'ho forse? Ok, dovrei andare al negozio di armi e vedere se mi esce fuori. Oh, ciao Akechi, vestito normale stasera. Andiamo a giocare a biliardo. Benvenuto! Vuoi giocare a precetto o a biliardo? Per 800 yen fai quel che cacchio ti pare. Biliardo. Ok, chiamiamo gli altri. Certo. Grazie, 800 yen. Ma c'è un sacco di gente. Ehi ragazzi, giochiamo a biliardo stasera. Sarei potuto andare in palestra, però, Pam 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 pam. Eccomi, cominciamo. E come sempre giochiamo noi e gli altri ci guardano. La posizione è molto importante, eh? Se non colpisci bene la biglia ti esce un tiro curvo. Già, esce una cacata. Oh, che tiro! Il modo in cui queste palle sono disposte è un po' ambiguo questa frase. Ho bisogno di fare un tiro difficile. Quella stecca, stai per fare quel tiro. Tiro jump. La madonna, che tiro. È stato bravissimo. Bene, un jump shot perfetto. Ehi, sei proprio un pro. Bella.
Sei riuscito davvero a piazzare quel tiro. Ecco perché sei il nostro leader. Perché so giocare bene a biliardo? Sembra che la tua sfida abbia toccato il cuore di tutti. Brum. Danno tecnico aumentato, level 3. Chance di atterramento. Oh, è stato divertentissimo. Mi fanno malissimo le braccia adesso. Mi fa piacere che tutti si siano divertiti. Devo ammetterlo però. Giocando a biliardo sei diventato più bravo a seguire i movimenti precisi con la mano. Dico bene. Posso sparare dove cacchio voglio ora. È stato uno spasso. Devi invitarmi di nuovo qualche altra volta. Come ho già detto, se non invito voi ragazzi, chi cacchio invito? Siete i miei unici amici in questa città. Ehi, scusa se interrompo il tuo divertimento. Pare che tu stia cercando di imparare i colpi tecnici. Vediamo, credo che tu sia in grado di eseguire un tiro parecchio avanzato. Si chiama tiro massè, ma fa fare la biglia una bella... Oh! Suppongo che non abbia molto senso spiegartelo adesso. Tieni questo libro, ti sarà molto utile. Grazie, il mago del biliardo. Tiro massè, se hai fiducia nella tua perizia, magari la prossima volta provaci. Ho abbastanza perizia, credimi. Ci vediamo. Se entriamo nel palazzo, non mi faccio massaggiare e leggo. Oh, qualcuno che ci scrive. Chi può essere a quest'ora? Sarà Ryuji? Yusuke. Dato che siamo in vacanza, passerò alle Blanc domani pomeriggio. Il locale è tranquillo ed è rilassante avere la vera Sayuri lì. L'ambiente è così pacifico. Pensavo di rilassarmi e leggere un libro. E poi possiamo vederci più facilmente se servisse. Prendiamo due piccioni con una fava. Non è un problema, se hai già dei programmi. Passerò comunque. Se ti va, potremmo passare un po' di tempo assieme. Così domani vedrai Yusuke? Potrebbe essere divertente. Io vado a dormire. Buonanotte, Morgana. Ma a parte che noi dormiamo col telefono in tasca, ora che ci penso. Vabbè. Oh, giornata di pioggia. Giorni mancanti alla scadenza di Majed. 25. Non battere la fianca perché è estate, ok? Ehi, hey, Phoenix, c'è uno dei tuoi amici. Sembra che Yusuke sia qui. Su, scendiamo. Invitare i confidenti nella tua stanza. A volte i confidenti ti invieranno un messaggio per farti visitare le Blanche. Puoi farli salire nella tua stanza per passare il tempo con loro. Sì, però perdiamo tempo. Cioè, per quanto mi piacerebbe poter passare del tempo con Yusuke, invitarlo in stanza purtroppo ci fa perdere la giornata. Ciao Yusuke. Ti stavo aspettando. Ho portato un libro d'arte che mi piacerebbe leggere con te. Leggere il libro mi aumenterebbe il fascino. Inoltre potrebbe essere una buona occasione per rafforzare il mio legame con lui. Se oggi non ci infiltriamo, perché non prendiamo l'ispirazione dalle pagine di questo libro? Preferisco di no, scusami. Molto bene, se vuoi fare una riunione, avvisa gli altri. Ah, non preoccuparti per me. Nel frattempo starò qui ad ammirare la Sayuri. Purtroppo, se non ricordo male... Vabbè, scusami Yusuke, io devo uscire. Ci vediamo. Devi andare da qualche parte, tra poco uscirò anch'io. Beh, forse allora ci vediamo in stazione, dai. Quella, che pioggia incredibile oggi. Benvenuto. Il Gambla Goemon. Oh, tieni questo gioco. Io non me ne faccio niente. Peccato le portalo a casa. Grazie. Le voci degli anziani mi escono tutte così. Che cazzo. Oggi sembrerebbe essere una giornata piovosa e sembra che nessuno abbia voglia di uscire. A parte Makoto, forse. Makoto possiamo aumentare il rango. Han possiamo aumentare il rango. Possiamo o puntare su Han, che siamo lì lì per finirla, o possiamo puntare su Makoto, che dobbiamo iniziarla. Oh, bravo Yusuke, sei passato dalle Blank al sottostazione. Chimico. Ah, Phoenix, che intendi fare oggi? Pensiamo all'accordo, amico mio. Vuoi approfittare del nostro accordo? Cosa vuoi fare? Duplicare una passiva rifletti nucleare. Vuoi fare apprendere rifletti nucleare? Esatto. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme, è come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie. La cosa importante è che tu le apprenda queste carte in realtà, Yusuke. Che io poi non le usi è un altro paio di maniche. Ma il fatto che tu le apprenda è molto importante, credimi. Gigantomachia. Scusatemi, mi sono fatto prendere dal nome. Vorrei però vedere una cosa per il Jets Club. Allora, una cosa che a me interessa è quando i nostri confidant aumentano gli SP. Il mercoledì aumentano di 10 SP e un livello. Il venerdì aumentano forza, magia, resistenza, agilità, fortuna, 10 HP e 5 SP.
Cioè sostanzialmente aumentano di tutto. Dovrei andare il venerdì al Jazz Club. Dovremmo approfittarne, ma proprio pshu, 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 forte e chiaro. Mentre lunedì un livello più 20 HP. Non è male per Yusuke e Ryuji, che usano principalmente gli attacchi fisici. Io direi di andare con Makoto, perché così non rimane indietro rispetto agli altri e soprattutto iniziamo a sbloccare tutti quanti i suoi bonus. Anche perché il prossimo bonus è Riverbero, la chance di proseguire l'attacco. Niente di eccezionale, ma è comunque qualcosa. Mentre Han in realtà riceverebbe stoicismo. Potrebbe essere molto utile, però è molto presto. Ok, allora, andiamo da Makoto. Passiamo del tempo con lei. Ah no, aspetta, prima devo fare un'altra cosa. Oggi piove, quindi frullato iperproteico. Lo so, non li finirò mai tutti quei frullati iperproteici. Però oh, mi porto avanti. Metti caso che appena finiamo tutti i confident, abbiamo solo tempo libero e possiamo andare solo in palestra. Questi qua li sfondo tutti, li sfondo tutti, cazzo. E ora possiamo andare da Makoto. Oh, Phoenix-kun, hai deciso che facciamo oggi? Usciamo ancora assieme? Ora? Se proprio vuoi, fa parte di una strategia più ampia. Sì, devo portarti avanti. Forse potremmo prendercela con un po' più di calma. Se hai tempo, vorrei parlarti di una cosa. Senti potermi avvicinare. Prendersi una pausa ogni tanto fa bene, vuoi uscire con Makoto? Ah, usciamo con lei, sì. Mi sembra di non sapere più nulla. Senti, parliamo nell'aula del consiglio studentesco. C'è una porta sul retro. Quella dell'altra volta, lo so, grazie. Ma che divano è? Avete il divano quello dei casting? Abbiamo fatto una prova dell'esame di ammissione. Ho fatto peggio dell'ultima volta. È preoccupante. Non è da te, Makoto. Sono completamente d'accordo. La verità è che ultimamente ho cominciato a mettere in dubbio il senso della mia istruzione. E questo non va bene. Cioè, va bene essere ladri fantasma come dici, ma devi impegnarti. Cosa ci guadagno a ottenere dei bei voti e a non deludere le aspettative di mia sorella? Ne ho anche parlato con Eiko, ma non è che adesso abbia le idee più chiare. Eiko? La ragazza, dai, lo so anch'io. Non ti ricordi? Eiko Tanako, le abbiamo chiesto perché lavorasse in quel locale a Shinjuku. A ogni modo, da quando ci siamo scambiati i contatti ci sentiamo abbastanza spesso. Parlando tanto al telefono ci siamo diventate amiche. Quando le ho espresso i miei dubbi, mi ha chiesto quale beneficio avrei frequentando un'università d'elite. E io non sono riuscito a trovare una risposta valida. Quanto a Eiko, i suoi voti non sono dei migliori, ma lei dice che per lei non sono importanti. A quanto pare i suoi genitori possono trovarle un lavoro grazie ai suoi agganci. Istis Italia! Ma non è un po' irresponsabili? È bello che possa fare affidamento sui suoi genitori, ma è la sua vita. Immagino sia solo un modo diverso di approcciarsi alle cose. Anche così, però, ha una visione del futuro più chiara della mia. Tu non hai obiettivi, invece, Makoto. Prima ero convinta che soddisfare le aspettative degli altri fosse il modo migliore per andare avanti. Avevo intenzione di laurearmi in giurisprudenza, come mia sorella. Dopo avrei semplicemente seguito il percorso tracciato da me per me dalla società, qualunque esso fosse. Brutta roba. Ma da quando mi sono unita ai ladri fantasma, è cambiato tutto. Ho capito che nella vita ci sono cose più importanti che essere una studentessa modello irreprensibile. A dire il vero, in passato avrei guardato con disprezzo il modo di pensare di Eiko, ma ora... Oh, sarà sicuramente lei? Deve aver avvertito che stavo parlando di lei. Ultimamente, non appena compra dei nuovi trucchi o vede un bel vestito, me lo fa sapere subito. A proposito, l'altro giorno mi ha chiesto della crema che uso per le mani. Ma le ho mandato una foto e a quanto pare è la stessa che viene usata nell'infermeria della scuola. Come mai la usi? È un vero toccasana per la pelle secca ed è anche molto conveniente. Vabbè, mio padre la usava sempre. Ti ho mai detto che era un agente di polizia? Sì, me l'hai detto. Detestava la corruzione che ammorbava la società e lavorava senza sosta per far prevalere la giustizia. Nonostante la sua ruvida scorza, in fondo era un uomo molto gentile. Da piccola gli dissi che volevo diventare un agente di polizia, proprio come lui. Fu felice di sentirmelo dire, ma assolutamente non voleva che corressi rischi del genere. A dire il vero, mi ero completamente dimenticata di quel mio desiderio. Oh, qualcosa di nuovo. È un obiettivo straordinario. Dovresti puntare su quello. Immagino di sì.
A ogni modo, dopo quanto è successo, non ho più alcuna intenzione di lavorare nella polizia. E poi, stanno cercando di fermare i ladri fantasma. Cosa dovrei fare? Arrestarmi da sola? Beh, sì. Credo che dovrò riesaminare i miei obiettivi per il futuro, al di là del semplice, studio. Sai, grazie a te mi sembra di aver ricordato qualcosa di importante. Potrei dire che i miei orizzonti si sono allargati ulteriormente. Oh, Makoto. Vai di determinazione, sorella. Riverbero, perfetto. Quando ho conosciuto Eiko, ho capito quanto la mia prospettiva fosse limitata. Ho appreso solo da poco che ora le sottovesti si chiamano canottiere e i maglioni con i bottoni cardigan. Non lo sapevo neanche io. Perché chiamare in modi diversi la stessa cosa? In definitiva, sto iniziando a capire quanto poco ne so del mondo, anche io. Quindi, ti prego, aiutami in questa mia lotta contro l'ignoranza. Non è ignoranza, è solo... roba che non conosci, non è ignoranza. Grazie ancora per oggi, ci si vede. E oggi niente chiamata al telefono, incredibilmente. Oh, guarda un po'. Piove. Cosa succederà allo scadere del termine di Majed? Sicuramente i ladri fantasma faranno qualcosa in merito. Non sappiamo nemmeno chi sia questo Majed. Cosa possono fare? La scadenza è il 21 agosto, giusto? Non vedo l'ora. Oh no, dobbiamo aspettare un mese intero. Eh sì, dovete proprio aspettare. Oh, Kaetaka. Ah no. Qualche grado in meno andrebbe già bene. Fa caldo, Sojiro? Ehi, Sojiro, ho preso di nuovo il massimo dei voti, lo sai? Porti sempre quel gatto in giro dentro la borsa. Come fa a non dare il di matto con questo caldo? Bella domanda. Oh, guarda un po'. Oh, EY, te l'ho già detto. Mi iscrivi sempre nei momenti sbagliati. Perdonami, tanto il tuo confident a questo giro non mi serve perché tutti i tuoi doni ce li ho già. Ho già il cambio delle armi gratis. Cosa puoi darmi di più se non... qualcosa di interessante come la tua storia. Ho lasciato il mio lavoro. Ho lasciato il mio lavoro da maid. Oggi sono libera. Ti va di fare quattro chiacchiere? Se vuoi posso anche sbrigarti le faccende di casa. Kawakami vuole incontrarti stasera. La chiamiamo col solito telefono giallo. Chiamiamola. Chiamala allora. Va bene. Qua è tutta... mi sono teletrasportato di mezzo metro. Qua adesso è tutta roba nuova. Dopo che le abbiamo detto... no, al confident amoroso. Io non so cosa mi dirà adesso, quindi sono curioso. Vuoi chiamare Kawakami? Chiamiamo il servizio. Tempismo perfetto. C'è qualcosa che voglio, di cui voglio parlarti. Non come maid, ma in veste di tua insegnante. Più tardi potrai venire alle Blank. Sento che presto il mio legame si rafforzerà. Hai intenzione di far venire qui Kawakami? Chiedile di venire. Ok, vengo subito. Oh, Kawakami. Non posso guardarti in faccia dopo che ti ho detto di no. Scusa, sono in ritardo. Uno degli studenti mi ha chiesto dei consigli quando stavo per andare. Ultimamente succede spesso, a dire il vero. Chissà se ora mi vedono più in modo diverso. Devo lavorare sodo per recuperare tutto il tempo perso lontana dai miei studenti. Sembri molto impegnata, anzi, mi fa piacere sentirlo. A quanto pare apprezzano quando non sono troppo seria. La mia personalità sta tornando utile. Senti, ascolta, ti sto parlando da insegnante. Più tempo passo con te, più un pensiero orribile si affaccia nella mia mente. E non posso più ignorare questo grave pericolo. Cosa? Tu... sei troppo pigro con la tua dieta. Devi fare più attenzione a quello che mangi. Mangio solo curry. Aiutami. Colazione, pranzo e cena. Curry tutto il tempo. Aiuto. E guarda la tua camera. Devi smetterla di oziare. Forza, guarda in che stato sei ridotta. Ma siamo davanti a un caffè, Kawakami. Non la vedo la mia stanza, però c'hai ragione. Tolleravo questo disastro perché eri un cliente. Ma devi dare una bella pulita. Non sei mia madre. Vale anche per te. Va bene. Proprio quello che volevo sentire. Ci sono alcune cose che hanno la precedenza sullo studio, sai? Oh, sì, c'è anche un'altra cosa. Sei un membro dei ladri fantasma, non è così? Ci ha sgamato! Cosa te lo fa credere? Tutta la storia con i tutori di Takase-kun è finita fin troppo bene per me. E tu eri l'unico a conoscere la mia situazione. E se lo fossi davvero? Beh... tranquillo, non lo dirò a nessuno.
Circolano tante storie sulla del fantasma, ma alla fin fine aiutano le persone come me, giusto? È proprio da te. Credevo che fossi solo un ragazzo difficile con dei precedenti penali, ma ora ho capito. Oh, ti aiuterò con tutta me stessa. Ah, perché ti ho lasciato andare? Io ti amo, Kawakami. Non sei solo uno studente, sei la persona speciale che mi ha fatto capire cosa significa insegnare. E ora che lo so, non abbandonerò mai più i miei studenti. Soffro. Me ne assicurerò. Vero? Ah, è troppo carina. Per i miei studenti e per te. Ah, percepisco un forte legame. Io sono te, tu sei me. Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione e spezzerà via il giogo che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recognito della temperanza, che ti conferirà un potere infinito. I brividi ogni volta che appare questa sequenza. Oh no, Kawakami. Massaggio speciale che già fortunatamente abbiamo. E abbiamo ottenuto anche una nuova persona, Ardha. Credo di averla già fatta. Il massaggio speciale di Kawakami. Oh, pensa un po', già ce l'ho. Oh. Ok, diamoci dentro. 50 parole, via. Cosa? Non voglio che tu faccia fiacca agli esami. Con te andrò fino in fondo. Cazzo. Ho seguito una lezione speciale con Kawakami. All'improvviso mi sento esausto. Eh beh, certo. Ah, Kawakami. Sarà ancora Yusuke, sicuro? Mi dirà che anche stasera oggi viene, giusto? Ah no, domani passerò una giornata a casa tua. Rimanendo al ritrovo sarò sempre pronto. Oh, mi porterò dei manga, non ti preoccupare. Se hai delle cose da fare puoi semplicemente ignorarmi. Ci vediamo. Ryuji verrà qui domani, farà un gran casino come sempre. Io vado a dormire. Anche io. Abbiamo chiuso il confident con Kawakami. Ed è stato orribile. È stato veramente orribile. Ah, che vuole la gente oggi? Non hanno fatto ancora nulla i ladri fantasma. Non capisco, intendono ignorarli e basta. Sicuramente ci stanno già pensando. Saranno guai se non fanno qualcosa. Vorrei che se ne occupassero una buona volta. Oh, stronzi. Tutto quello che abbiamo fatto finora, eh? Ingrati di merda. C'è un certo posto. Senpai, ti va di fare un po' di allenamento oggi? La verità è che vorrei provare qualcosa di diverso dal solito. Speravo che magari potessi unirti a me. Sto mangiando. Ti rispondo dopo. Mi spiace disturbare mentre gusti il tuo caffè. Presto dovrò aprire il locale. Devi andare in camera o uscire. Ah, certo. Di chi era quel messaggio? Oggi è la giornata libera, andiamo da qualche parte. Già, andiamo con Yoshizawa a quanto pare. È importante completare il suo confidant. Oh, chi è? Vediamo subito. Cosa state facendo? È di nuovo lei. Quanto a lungo volete farmi aspettare? Non vi importa che vi denunci la polizia? Ehi, vacci piano, dacci un po' di tempo. Non posso, facciamo del nostro meglio. Se davvero non puoi più aspettare, vai pure a denunciarci. Ehi! Forse posso darvi ancora un po' di tempo. Forse? Alibaba non sa cosa sta succedendo, perciò sono certo che sta diventando ansiosa. Dovremmo provare a placarla per un po'. Hai ragione, però oggi c'è Yoshizawa a Morgana. Ehi, Phoenix, c'è uno dei tuoi amici. Sembra che Ryuji sia qui, su, scendiamo. Allora, chi è che ci scrive? Takemi. Se vengo da te chiudiamo anche il rapporto con te. Mi dispiace, ma non posso farlo adesso. Perché abbiamo lei. Abbiamo lei ed è più importante in questo momento. È importante per il semplice fatto che ormai con Yoshizawa siamo ormai all'ultimo del suo rango. Quindi, se lo completiamo adesso, non ci chiamerà più. Così avremo più tempo libero. Va bene, Yoshizawa. Vediamoci, anche perché tanto il posto so benissimo dov'è. Senti potermi avvicinare, ok. Vuoi passare del tempo con Yoshizawa? Sì. E questo è lo spirito giusto, senpai. Andremo ad allenarci nelle gabbie di battuta. Incontriamoci là, prometto che ci divertiremo.
Proprio quelle vicino a casa mia, così non devo neanche muovermi troppo. Non ti aspettavi di incontrarmi in un posto del genere, eh? In realtà, sì, lo sapevo già. Però sì, è proprio una sorpresa. Immaginavo, ma sono felice che tu abbia deciso di assecondarmi. Con le battute si allenano i riflessi, la visione dinamica e si migliora la potenza della postura. Sono tutti elementi importanti anche nella ginnastica. Sembra plausibile, no? A dirla tutta, volevo solo venire qui. Onestamente, volevo che mi vedessi fare un po' di fare un fuoricampo. È tutto così improvviso, Yoshizawa. Mi sono ricordato una cosa di quando ero piccola. Mio padre mi portava spesso alle gabbie di battuta. Gli altri bambini avevano paura di essere colpiti dalle palle, ma io adoravo far girare la mazza. Ok. Quando colpivo una palla pensavo, non importa quanto sono veloci, le manderò in orbita. Ho pensato che forse potrei capire come ritrovare il coraggio se tornassi nella forma Mantis. Che ne pensi? Potrebbe funzionare, no? Forza allora, io ti osservo. Mostrami del tuo meglio. Mi sento così piena di energia. Ti farò vedere cosa sono capace, Star Senpai. Va bene. E sulla cassa base, ecco Kazumi Yoshizawa. Ora vado. Casa base, non cassa. Forza! Sono sempre state così veloci. Prenderò la prossima. Ah, che cazzo. Ok, riscaldamento è finito. D'ora in poi saranno tutti fuori campo. Ah! Cosa? Mi spiace. Sapevo di essere arrugginita, ma non credevo di mancarle tutte. Non vedevo arrivare la palla e continuavo a sussultare. Non pensavo di essere messa così male. Oh, oh, poverina. Non perdere la speranza. Puoi farcela. Senpai! Certo, ci proverò ancora una volta. Forza allora, lanciami la palla. Calmati, non avere paura. Occhi sulla palla. Eccomi. Clink. Forza. Cosa? Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, senpai. L'ho colpita la palla. Congratulazioni, sei stata bravissima. Senza il tuo incoraggiamento non ce l'avrei mai fatta, senpai. Finora ho sempre lavorato con me, per me stessa. Volevo a tutti i costi fare una buona impressione. Ma sento il bisogno di essere all'altezza delle tue aspettative da quando ci vediamo, Star Senpai. Oh, Yoshizawa. Anche lei è una patatina. Lei è l'unico che ti fa veramente capire che ti ama. Proprio con, aumentando piano piano il suo amore nei tuoi confronti. Ma non sono sicuro che sarà il mio confident amoroso e credimi mi farà stare male questa decisione. Come per tutte le altre, però. Tranne Chihaya, lei e Oya, loro due no, per niente. Questa sensazione mi ha resa più forte. Mi sono dimenticata cosa si provava a lavorare sodo per qualcun altro. È importante quella sensazione, ti spinge a fare di meglio. Già, ti ringrazio tanto. Da quando ti ho conosciuto, senpai, ho imparato tante cose su me stessa. Ma ora mi sento da un passo dal ritrovare la fiducia in me stessa. Oh, giusto, ultimamente anch'io mi sento più sciolta ed energetica. Non sono ancora tornata alla normalità, ma anche i miei voti stanno migliorando. Ben fatto. Brava. Sì, ti devo ancora far vedere cosa posso fare. La prossima volta non mi vedrai armeggiare con la mazza. Ti mostrerò una nuova routine di ginnastica. Perché tutti i discorsi con Yoshizawa finiscono sempre in modo strano? Va bene, ci credo, guarda. Io sono te, tu sei me. Hai partorito un legame avvolto dalla forza del cuore. Questo è diverso. Questa unione nata e accolta con ferro volere diverrà il faro che illuminerà il tuo cammino. Un frammento della verità della fede ti è stato rivelato e puoi affrontare l'abisso con un nuovo potere. Wow, non me la ricordavo questa discussione diversa. Ho i brividi, veramente. Rango massimo. Il che all'inizio ti fa pensare, è strano che arrivi solo al 5 lei. Però, non è male. Comunque, ci rimangono molte battute. Tocca a te, senpai. Colpisci la palla con tutta la tua forza. Mandala nello spazio. Oh, cazzo. Ho sudato 7 camicie nella gabbia di battuta con Kazumi. Oh, scusami, devo andare. Grazie mille per oggi. Chi è? Oh, Star Senpai, grazie mille per avermi accompagnata oggi.
Non uso la mazza da un bel po'. Ancora, Yoshizawa. Dovresti... Io lo so che sono stati traduttori qua, ma dovresti... Fare attenzione alle parole. Mi sento le braccia strane. Speravo di spedirla lontana con una bella botta. Ma mi accontento di aver colpito la palla. Ok. È bello provare sport diversi dalla ginnastica. C'è altro che vorresti provare, senpai? Il nuoto. Non mi dispiacerebbe. Oh, il nuoto. Un ottimo esercizio per tutto il corpo. Perfetto per il tono muscolare bilanciato. Non solletica troppo le ossa e le articolazioni e migliora le funzionalità cardiopulmonari. Forse potremmo andarci la prossima volta. Aspetta, ma ce l'ho un costume da bagno. Non penso di avere altro che un body. Ho una richiesta per te, Star Senpai. Potrei chiederti di unirti a me per un'altra attività d'ora in poi. Quando sono con te mi sento molto più capace. Che sia per allenarsi o fare due chiacchiere, chiamami pure quando vuoi. Ok, ti lascio andare. Ciao Yoshizawa, buona serata. Oh, Kaetaka. Ah, non mi guardi in faccia oggi, sto giro. Chi è che mi vuole? Sei libero e ancora per poco. Ah, c'è un film che non rimarrà a lungo nelle sale. Scusami, ma non mi interessa. Vediamo se sei libero oggi. Oggi sei libero? Offro molti servizi dalla lettura delle carte alla verifica. Ti aspetto al solito posto. Vediamo subito se però ne vale la pena. No, Chihaya, non mi costringerai a venire da te. Potrei andare da Mishima però. Adesso ci pensiamo.